15 anni dopo Janis Joplin, l'industria discografica ha scoperto, in epoca di nostalgica rivisitazione dei miti, che il rock può essere anche una musica, un'arte femminile. E una donna può essere anche una rockstar. Ellen, come sei arrivata alla musica? Molto presto. Ho cominciato a cantare da bambina. Ho sempre avuto, come dire, una voce potente. E ho continuato a cantare. L'ho fatto fin da piccolissima, ho sempre stupito la gente per un corpo piccolo e una gran voce. Mi è venuta, l'avevo. Il tuo modo di esibirti è molto teatrale. Quale artista ti ha influenzato? Mick Jagger, Roy Orbison, Bette Midler, Patti Smith, Bruce Springsteen, James Taylor, Jim Pitney. Voci cariche di emotività. Orbison più di ogni altro, Mick Jagger per il suo modo così ipersessuale di esprimersi, che mi piace molto, è magnifico. Nei tuoi spettacoli c'è molta tensione, ma non c'è autodistruzione. Forse perché i tempi sono cambiati e le motivazioni non sono più quelle di 10 anni fa? Sì, ho visto la gente distruggersi. E invece per me, riuscire a esibirmi è la cosa più importante. Ma c'è in te qualcosa di represso? Veramente no.
Mi fanno molte domande sul ruolo della donna nel rock and roll. Se lo senti naturale per il fatto che è un'arte maschile. Io non mi sento repressa in questo senso. Sento tanta, tanta energia che voglio esprimere. Se non tirassi fuori quell'energia mi sentirei frustrata. Voglio esprimermi, esplodere. Va bene.